anche quest'anno è arrivato Sant'Antonio Abate, il protettore degli animali domestici, il protettore delle stalle. Vuole la leggenda che nella notte di Sant'Antonio Abate gli animali acquisiscano la magica proprietà di parlare fra di loro. Guai però all'incauto essere umano che li sente parlare, perché chissà cosa possono dirsi. E a noi piace pensare che questi animali, queste pecore qui giù nella fattoria della famiglia Schivo di Este, si raccontino fra di loro quanto è bello andare in alpeggio, quanto è bello tornare a Malga Slapeur, su sull'altopiano dei Sette Comuni, fra le Melette, il Montefiori, in un posto veramente fantastico, a riportare. Comune di Foggia. Comune di Foggia ci dice, ci consiglia il signor Schivo, venga signor Schivo, venga qui con noi. Ed eccolo il pastore, chi può farci da interprete con queste pecore. Fra poco si torna in alpeggio, diciamo che comincia una nuova stagione con Sant'Antonio Abate. Primi di giugno. Si torna in alpeggio e lassù adesso c'è neve, c'è silenzio. Piace anche a voi riportare il suono, il belato delle pecore, il campanaccio, il concerto di Malga Slapeur là sopra? Molto, ma molto, tanto, perché là non ci sono veleni, non ci sono macchine, non vedete che andiamo a pascolare in affitto sulla Malga Slapeur dal comune di Foggia. E una volta pagato l'affitto è nostra, e là vendiamo le pecore, facciamo formaggio, vendiamo il formaggio e via di seguito, insomma facciamo la vita da pastori. Si parla tanto di benessere animale, e voi lo vedete là sul benessere animale, gli animali stanno meglio giù in pianura o stanno meglio su in montagna? Dipende la stagione, comunque in montagna stanno più bene, perché l'erba è più genuina. Quindi l'idea è sempre quella, torniamo in montagna, torniamo in Malga, loro ci torneranno a giugno, noi torneremo a trovarli e torneranno in Malga anche queste magnifiche pecore. Intanto noi ci consoliamo con un bel pezzo di pecorino della famiglia Schivo. Ciao, buon Sant'Antonio Abate a tutti. Grazie.